sono molto pochi, come anche giocatori della performance, cioè giocatori come club. Lo La cosa primero que hay que considerar es que cuando hablamos de deporte, son muy pocas las personas que están en el elite y también en la otra parte que es de performance. Quindi ovviamente molti giocatori, come anche a Panama, come anche a Sud America, anche in Europa, si allenano molto, ma se non hanno una comunità che li riconosce o comunque non hanno, per fortuna o purtroppo, anche il sistema di partecipazione e foundation, cioè i junior, non si va molto avanti. Entonces lo que pasa es que aunque haya un país donde tenga muchos clubes, sí, no hay un nivel tan elevado como para llegar a la elite y se queda todo en la participación. No sé más adelante eso. Quindi il nostro sistema è cominciato con la creazione dei progetti nelle scuole. Nel 2008-2007 abbiamo cominciato i primi progetti e siamo passati da circa un 100 studenti che giocavano alle scuole medie, no, e una cinquantina alle superiori, a 4.500 alle superiori e 2.500 alle scuole medie. Entonces, Che giocavano a frisbee una volta l'anno. para empezar, lo primero que en la cual nos pusimos a ver fue que debíamos empezar con los estudiantes. De hecho, aquí podemos ver que en Latvian Frisbee en Italia tenemos muchos torneos y formas de hacer que los estudiantes se animen a jugar el deporte de frisbee con torneos tanto nacionales como internacionales. Quindi il sistema che abbiamo usato a Bologna è stato inserire le squadre di frisbee dentro le scuole. Quindi noi abbiamo fatto dei corsi di aggiornamento con i professori e dopo abbiamo spiegato ai professori come si insegnava frisbee e noi abbiamo cominciato a mandare dei giocatori a insegnare, ma in maniera professionale, vestendoli bene, facendo un corso di formazione e poi dopo abbiamo creato una comunità delle medie e superiori a scuola che ha creato le squadre. Entonces, lo primero que hicimos fue que introducimos el deporte de Ultimate Frisbee en las escuelas, sacando permisos para poder enseñarles en las secundarias. En Italia existe primer ciclo de secundaria y segundo ciclo de secundaria. Y se trató que en ambas se estuviera practicando este deporte y enseñarles, mandando jugadores profesionales a que le explicaran a los estudiantes. Nel 2017-2018 il Ministero dell'Educazione e della Scuola ha riconosciuto l'Ultimate Frisbee come sport scolastico in tutta Italia. Quindi il vantaggio è stato che anche se l'Ultimate Frisbee era riconosciuto nel nord, anche nelle regioni dove non ci sono scuole di frisbee, tramite corsi di aggiornamento, che è anche il mio lavoro, ho girato tutte le regioni d'Italia, abbiamo incontrato 10.000 professori in 2 anni. Insegnando come si vendendo frisbee, insegnando un sistema per giocare e quindi il campionato studentesco era ufficiale e riconosciuto da tutti. Entonces, en el 2017-2018, el Ultimate Frisbee se ha establecido como un deporte que ha permitido también la práctica en las escuelas, no solamente en el norte, donde es más desarrollado el deporte, sino también en el sur. Y el trabajo mismo de Davide ha sido viajar por las diferentes escuelas del país para poder enseñar. Dico un'ultima cosa, calcolate che intanto mando il video così lo vediamo, dai, e parlo. Questo qui è un video di un torneo delle scuole di 2 o 3 anni fa. Este es un video de un torneo estudiantil de hace 2 o 3 años. Sono ragazzi che giocano una volta a settimana, che magari hanno fatto frisbee 3 volte in un anno, che poi vengono al torneo. Son chicos que practican deporte una vez a la semana y que una vez al año practican este torneo, entonces. E quindi si è creata la comunità basata sul fatto che fosse cool giocare a frisbee, non era più considerato uno sport strano. Entonces se ha creado esta comunica, una comunidad donde se consideró por primera vez el deporte de Ultimate Frisbee un deporte oficial, no era algo extravagante sacado de la nada. E quindi il vantaggio è stato che ogni anno, bene o male, circa 100-200 ragazzi passano dal frisbee a scuola al frisbee
giocato vero, quello delle squadre. Entonces tenemos como resultado que hay por lo menos 100 estudiantes que se animan a jugar frisbee y conocen el mismo deporte. Ovviamente c'è anche l'insegnamento dello spirito del gioco e del fatto che il frisbee è uno sport unico perché non c'è l'arbitro. Davide, ti si sente un po' tagliato, non... Lo so. Quando va il video, difficile parlare. Vabbè. Ripeti l'ultimo, magari? Dicevo che la cosa importante è che dopo i giocatori capiscono, cioè che usiamo anche lo spirito del gioco come veicolo per convincere i ragazzi a fare uno sport diverso dove non c'è l'arbitro, che ha una componente educativa, sociale. L'altro importante è che si utilizza spirito del gioco per che si animino anche, perché è algo innovador che non hay arbitro dentro della cancia e la gente vea algo differente e si anima a jugarlo. Allora, adesso spieghiamo un attimo una cosa importante. Quindi adesso io ho raccontato un po' la storia del sistema scolastico. In queste fotografie voi vedete le prime nazionali italiane e in particolare questa, che è stata la prima medaglia d'argento di bronzo europea dell'Italia quando la squadra era ancora non brava, e questa delle ragazze qua sotto fu la prima medaglia d'oro nel 2011, quindi dopo 3 anni di lavoro nelle scuole già arrivavano i primi risultati. Ok, entonces aquí tenemos la historia de los triunfos de Italia, ya pasamos de la escuela a la selección nacional y podemos ver que ya Italia iba ganando torneos importantes. Entre eso, en la primera foto podíamos ver cómo Italia llegó tercera, era el Mundial, Morri. Los europeos. Y de ahí también fue creciendo y se llegó también a crear un equipo femenino, donde ganó Medaglia di bronzo Open e Gold Women. Ok. Tercer lugar hombres y primer lugar mujeres. E tutti questi ragazzi che si vedono in queste foto, qua nelle prime foto, sono tutti gente che fino a 1 anno, 2 anni prima giocava a scuola e non giocava a frisbee, in 2 anni ha cambiato la mentalità. E tutti questi chicos che possiamo vedere la foto sono gente che antes de conocer el frisbee, era gente que jugaba en la escuela, pero no tenía un deporte fijo. E infine, per chiudere questo discorso, dal 2011 al 2018, il sistema delle nazionali, delle scuole, si è sviluppato sempre di più, finché siamo riusciti ad arrivare con le donne nelle prime quinte nel mondo, Under 24, e con la Open, appunto, bronzo, argento e bronzo, quasi battendo gli Stati Uniti, e invece agli europei da 4 anni l'Italia è campione d'Europa maschile, di fila. Entonces, debido a este crecimiento que tenemos en las escuelas, el ultimate frisbee con la selección nacional, Italia ha podido llegar con las mujeres quintas a nivel, le donne a livello mondiale o europeo. Quinte al mondo le donne, sempre qua, quinte nei primi 5 al mondo, bene o male arrivano sempre. Quintas nel Mundial, e los hombres siempre ha llegado en el Mundial, la vez pasada con el Under 24, segundo, pero a livello europeo, Italia está en primer puesto desde hace 4 años. E anche a livello Under 17, sempre nei primi 3. Anche le donne sono nei primi 3-4 Under 17. Y en el sub-17, tanto mujeres como hombres, siempre queda entre los primeros 3. Comunque, chiudiamo il discorso, era solo per far capire che c'è un collegamento tra lo sviluppo dei sistemi scolastici e del tempo che ognuno di noi può dedicare per l'insegnamento del frisbee quando riesce, e dopo 10 anni, 8 anni, si vedono già i primi risultati anche di livello mondiale. Entonces, con eso podemos ver cómo el empezar desde la escuela influye en el rendimiento a lo largo de los años de los jugadores. Ok, quindi adesso invece passiamo a totalmente un argomento più difficile, che è la spiegazione del sistema utilizzato per arrivare a quasi a battere gli Stati Uniti nel 2018 e poi terzi ancora nel 2019. Entonces ahora vamos a explicarle el método con la cual nosotros hemos tratado de estudiar la mejor forma para llegar
a ganar los mundiales y los europeos, tanto que casi le ganamos a Estados Unidos en la final. Casi. Allora, intanto ora faccio vedere questo video che tutti hanno visto di Nikola Kovač, ma lo vediamo un minuto, perché qua si vedono molte azioni di gioco. Però la cosa importante che voglio spiegare di questa storia, in Australia, quando l'Italia ha giocato con gli Stati Uniti, nel girone ha perso 15-4. Una cosa che hay que decir importante, este es el Mundial en Australia, es que en la fase todavía de calificaciones para la siguiente fase, Italia ya se había enfrentado a Estados Unidos y perdieron 15-4. La differenza sostanziale è stata, non è una casualità, ma è una questione di scientifica, di sforzo fisico e psicologico. Y se pudo ver que un factor determinante fue la condición física y psicológica de los jugadores. Quindi, adesso sarà un po' difficile da capire, però magari possono fare delle domande mentre spiego se hanno dei dubbi delle varie slide. Poi dopo vediamo anche una parte di allenamento. Ok. La parte de ahora va a ser un poco más difícil, pero no se preocupe, si quiere, si tiene alguna pregunta, pueden tranquilamente escribirla en el chat y vamos a poder contestarlas, por si no entienden. Allora, il primo problema che io mi sono trovato a dover analizzare dopo tanti anni di esperienza, allenato junior, under 24, era, da laureato in sport, in magistrale, qual era il modello di performance del frisbee? El primer problema que más me costó, a pesar de tanta experiencia, de todos los años de haber entrenado jóvenes y más grandes, jugadores más grandes, es estudiar el modelo de performance de Ultimate Frisbee. Allora, poche persone lo sanno, ma l'Ultimate Frisbee è molto più, purtroppo mi viene da dire, ma unlucky, we are more similar to soccer, siamo più vicini al calcio che agli altri sport. La differenza è che ci sono più scatti a un ritmo medio, cioè meno a un ritmo medio, ma molti di più a un ritmo alto. Lastimosamente mi tocca evidenziare che l'ultimate frisbee si parece bastante al football, aunque tiene alguna differenza che los cortes, hay algunos, nosotros tenemos más cortes de corta distanza, mentre che io tengo più corte di larga distanza. Quindi è evidente che la parola chiave del modello di performance del frisbee è RSA, è la capacità di ripetere gli sprint. Así que podemos ver che il modello en lo che si basa el ultimate frisbee è el RSA, che se tratta la capacità di ripetere lo sprint, el sprint. Quindi qual è stato il nostro studio come università e come Team Italia, anche per le altre women mixed, è stato capire qual era quindi il modello di performance di un torneo mondiale come un Under 24 o club o nazionali. Entonces, lo fundamental para nosotros como estudio ha sido que teníamos que averiguar ese modelo de performance no solamente en el Ultimate Frisbee, sino también en los mundiales y todos los niveles altos que se encuentran en los partidos, de los partidos. Quindi cominciamo a fare un'analisi da come se fossimo dei professionisti di Ultimate Frisbee che devono andare a preparare un evento come le Olimpiadi o i mondiali. Cosa bisogna sapere? Lo que hicimos fue entonces hacer un estudio, así como se haría para una preparación olímpica, que necesitaba la misma concentración que para un mundial. ¿Qué fue lo que hicimos? Quindi, punto uno, un campionato mondiale Under 24, quanti giorni dura? Dura 6 giorni, vabbè, possiamo rispondere 6 días, 2 partiti al día, 100 minuti. Lo primero fue... un'altra cosa molto importante è le condizioni climatiche. L'Italia in Australia
era il mondiale era in gennaio. L'anno scorso il mondiale era invece in estate. ¿Qué fue lo primero que consideramos? Bueno, el campeonato mundial Under 24 dura 6 días y cada día hay 2 partidos de 100 minutos. Pero ojo, además de eso, también había que considerar las condiciones climáticas porque estaban jugando en plena temporada de verano. Infatti, non è stato un caso, perché se vi do un po' di dati statistici da professore, l'Australia ha distrutto il Canada nel pool il primo giorno, vincendo 15-5, perché in Australia è estate e in Canada in gennaio ci sono meno 30 gradi con la neve. E oltretutto il campionato di college era finito 4 o 5 mesi prima. Un dato importante che potremmo vedere in questo torneo fue que el impacto que tuvieron las condiciones climáticas se vio bastante en el partido entre Australia y Canadá, que Canadá perdió porque ellos estaban en temporada de invierno, que es frío, mientras que ellos ya estaban acostumbrados, Australia ya estaba acostumbrado a este clima, y eso los favoreció bastante. Eso fue a través también de un estudio professionale che si può vedere questo impatto. E quindi è stata vista come un'occasione, perché appunto per noi italiani che avevamo la fortuna, anche se era freddo, 3 gradi, 2 gradi, 5 gradi, abbiamo fatto una preparazione atletica e gli allenamenti di disco per tutto ottobre, novembre, dicembre, facendo viaggiare i giocatori e facendoli allenare insieme per 3 mesi. Entonces Italia para poder tener buenas condiciones, a pesar del frío, se entrenó en la temporada de frío de la mejor forma y de grupo por 3 meses seguidos, para de todas formas tener buenas condiciones a pesar del tiempo y del clima. 3 a settimana disco, 2 ore e mezza, 2 sedute di palestra a settimana di 1 ora e mezza per 12 settimane. Ripeti per favore, che non ti ho sentito bene. 3 allenamenti a settimana di tecnica e preparazione fisica col disco di 2 ore e mezza, 3 entrenamenti alla settimana, tres entrenamientos a la semana de técnica y 2 sí. de técnica. Sì, cioè era palestra 2 volte e 3 volte ginnasio 2 veces per 12 settimane, quindi por 12 settimane. 60 allenamenti in 90 giorni. 60 entrenamiento in 90 días in totale. Bene. Ora, però, il problema erano i dati. Noi dovevamo capire quali sono le cose importanti per capire la performance, lo sforzo del frisbee. E quindi c'è il problema di carichi interni, cioè la frequenza cardiaca, e carichi esterni, cioè i metri percorsi. La otra cosa importante era tener que analizar los datos. Entonces, tenían que ver sobre todo 2 tipos de datos, los internos y externos. La carga interna y la carga externa. Adesso non perdiamo tempo su carica interna, ma abbiamo fatto molte analisi sul carico esterno, quindi quanto tempo correvano i ragazzi, quanto veloce correvano, e abbiamo fatto dei test durante le partite contro Inghilterra, Germania, un test match e anche ad allenamento. Entonces, fijándonos sobre todo en la carga externa, nos pusimos a medir los tiempos de los jugadores y la efectividad que ellos tenían. Y para poder entrenar sobre esto, también hicieron un amistoso contra Inglaterra. Quindi, la cosa più importante, che era il risultato per noi, era capire quale era le fasi di gioco attivo e passivo. Para ellos, lo más importante y lo que querían como resultado era entender cuáles eran las fases activas y pasivas
è un partito. Quindi la domanda era: se noi vogliamo battere gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, la Colombia, come facciamo? Quanti minuti di corsa dobbiamo avere nelle gambe e quanti ne hanno loro? Para poder saber si podíamos ganarle entonces a Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, todos esos campeones mundiales, teníamos nosotros que entender cuánto tiempo nosotros de verdad tenemos que correr en la cancha. A parità di tecnica, ovviamente, che noi avevamo perché erano molto bravi i nostri giocatori. E poniendo como sorprendido que teníamos igual técnica que ellos, o que teníamos igual buenos jugadores que sabían jugar. Quindi noi abbiamo fatto uno studio ulteriore, cioè mentre i ragazzi si allenavano abbiamo studiato più a fondo con la match analysis quanto doveva correre un giocatore al massimo delle performance. Hicimos un estudio con match analysis para ver cuánto de verdad tenía que correr cada jugador de nosotros en un torneo de alto nivel. E quindi abbiamo fatto tre approcci scientifici. Il primo era l'analisi dei tempi di gioco. Adesso spiego un attimo. Questi dati li abbiamo fatti dopo, ma li avevamo già pensati prima del mondiale. Quindi questi dati sono del 2018, ma avevamo già fatto delle misurazioni su altri tornei. Diglielo che magari... Hicimos entonces un estudio de los datos. Estos datos que están viendo son después del mundial, pero nosotros habíamos hecho datos anteriores al mundial. Quindi noi abbiamo preso, per aver la conferma della nostra teoria, che però andava già bene nel 2018 in Australia, abbiamo fatto l'analisi di un mondiale, per confermare la mia teoria, abbiamo fatto una conferma scientifica guardando questi dati del mondiale per club. Para confirmar mi teoría, hicieron un estudio entonces del mundial del World Club. Per club. Quindi praticamente l'idea era, punto uno, guardare quanta era la durata media di ogni punto, il più corto e il più lungo, di tutte le partite del mondiale maschile. Lo primero che se hizo fue estudiar cuál fueron los tiempos de los puntos, cuánto devoraban, viendo cuál era el más corto y el más largo. Ovviamente, lo dico per voi, perché ci sono anche delle ragazze, sarebbe molto bello, lo farò anche, un giorno farò anche per il femminile e per il misto. Y pienso utilizzare este método también algún día con el equipo femenino. Ci vuole tempo, però. Lo que se necesita es tiempo y mucho análisis. Il secondo metodo invece era fare la match analysis proprio come a calcio, come nei videogiochi, dei tempi di gioco di tre partite importanti al mondiale. Quindi noi abbiamo fatto l'analisi del finale dei mondiali a Lecco, la finale dei mondiali per nazioni a Londra e poi dopo il mondiale abbiamo analizzato anche la finale dei mondiali in Australia. Otra forma para obtener esos datos fue ver los tiempos de juego de las tres finales más importantes a nivel internacional para Italia, para los italianos, digamos, que fueron Italia-Estados Unidos, Estados Unidos contra Japón y el equipo de Revolver contra Sokai. Sí. E l'ultimo metodo, che è stato anche il successo che ci ha fatto arrivare sempre bene nel 2018 e 2019, è stato l'invenzione, cioè il brevetto di questa applicazione chiamata Italy Analytics. Pero la clave de que también llegaron tan lejos en el mundial fue la creación de esta aplicación llamada Italy Analytics. Che non c'entra niente con Ultimate Analytics, che sono quelle cavolate che ti dicono chi fa più gol, chi fa più assist, chi fa più... Ecco, non c'entra questa. Che non tiene assolutamente nada que ver con esas aplicaciones de estadística de como Ultimate Analytics, que solamente te indica ciertos datos, pero eso no fueron útiles para nosotros. E quindi che cosa ci permetteva questa applicazione? Di vedere quanto ogni giocatore aveva fatto di gioco attivo e quindi quando si era stancato in ogni punto, in ogni partita, in ogni giornata. Entonces esa aplicación nos permitía ver el tiempo de cada jugador dentro de la cancha, cuánto había participado,
cuántos puntos había jugado y un análisis de la ofensa y defensa que había hecho dentro de la jugada y E su rendimiento y su cansancio. ovviamente noi sapevamo quanta preparazione atletica ogni giocatore aveva, che tipo di fisico aveva e quando era meglio cambiarlo, non farlo giocare, eccetera. Y obviamente ellos como equipo se conocían entre sí y sabían cuánto tenía de rendimiento cada jugador, cuánto podía aguantar. Y por eso jugaron tanto conociéndose entre ellos y utilizando los datos de la aplicación. Perché l'errore, il giocatore sbaglia in attacco, in difesa, quando è stanco. E quando è che è stanco? Quando raggiunge il tempo di gioco, point break. Cuando se hizo ese estudio se demostró que cuando es el momento que el jugador hace errores o está cansado, cuando llega a su límite llamado point break. E questa cosa vale sia per il mio giocatore che per gli avversari. E quindi la domanda è: quanto tempo tiene in campo gli Stati Uniti prima che sbaglino? Lo che pasa è che entonces había que ver cuánto tiempo duraba para que Estados Unidos y sus jugadores llegaran a este punto límite para Ovviamente, poder aprovechar. se funziona con gli Stati Uniti, funziona anche con le altre squadre. Y si funciona con Estados Unidos, también funciona con los demás equipos. Quindi per chiudere il discorso, noi abbiamo capito praticamente dai risultati che la media dei punti analizzati di un mondiale intero alla fine era 90 secondi, tra il più corto e il più lungo. Pudimos ver que el promedio de los puntos por partido era de 90 segundos. Totali, poi total. C'è attivo e passivo. Entre activo y pasivo. Activo e es quindi cuando la jugada sigue, pasivo cuando, por ejemplo, se están demorando en agarrar el disco o hay algún llamado, etc. E quindi, ovviamente, ma questo lo sappiamo tutti, tutti sappiamo che più punti tirati lunghi hai, più tempo trascorre, più ti affatichi e sbagli. Sabemos todos que entre más duración tiene un punto, más cansancio van a tener los jugadores. Poi se hanno domande possono farle, se ne hanno che non hanno capito delle cose, se hanno delle domande che gli vengono. Si tienen preguntas, pueden hacerla tranquilamente, que podemos contestarla porque sabemos que son cosas un poco difíciles de entender. E quindi, qual è stata quindi la conclusione dello studio? Che su 80-90 secondi di gioco totale, 55 secondi, un minuto, erano di gioco attivo, scatti attivi, fatica attiva. ¿Cuál ha sido entonces el resultado de ese estudio? Que cada punto duraba más o menos 80 segundos con cada 55 segundos de juego activo, de jugada completa. Quindi, per riassumere, bisognava preparare i ragazzi a giocare, ad averne le gambe la forza per un minuto, anche 1:30, perché magari c'è un punto importante. Italia necessitava entrenar para tener esa capacidad de poder estar ese tiempo activo con energías y que no se cansaran. Quindi, come io dico sempre, quando io conosco il tempo di gioco attivo di un giocatore in un punto, in una partita e in una giornata di gioco, io posso sapere come organizzare la rotazione dei giocatori per avere la miglior gestione della squadra. Quando io conosco la capacità di un giocatore, su capacità di juegos in un punto, in un partito o nel mismo torneo, io so come posso settare la jugada. E infine, anche per vincere le partite, la cosa più importante da dire ai giocatori che non sono professori, non sono allenatori, era: tenete il tempo in testa. Se in difesa, farli stare in campo più di un minuto, un minuto e mezzo. Mi raccomandazione più importante per i giocatori era
fíjese en el tiempo, cuánto ustedes pueden estar dentro de la cancha y si saben que puede durar más de un minuto dentro de esa. Quindi adesso, se ci sono domande, possono farmele. Io vado a parlare della parte atletica pratica, cioè che cosa abbiamo fatto nel campo. Si tiene alguna pregunta, pueden hacerla, porque ahorita Davide va a decir la parte atletica de cómo entonces ellos se prepararon para tener esas condiciones físicas. Non so se Giuseppe abbiamo domande oppure io vado avanti. Hai preguntas? Non ci sono domande. Bene, allora vuol dire che o sono bravo a spiegare e Claudio è bravo a tradurre, oppure siamo cattivi, non siamo bravi. Sì, voi siete cattivi, state facendo un bel lavoro. Allora, il problema era, e un po' lo spiego, se io ho handler e cutter, diglielo pure. Il problema è, io tengo manejador y cortador. Però alla fine io devo creare un modello di allenamento di fatica, di scatti, intorno al minuto e 30, che vada bene sia per portatori che cutter. Lo che io tengo che ver è hacer un tipo di entrenamiento para que los dos puedan entrenar con un minuto, para que puedan durar un minuto y medio dentro de la cancha los dos. Quindi, per spiegarla semplicemente, ora vediamo il video, io ho creato un sistema, anche prendendo ispirazione da Tim Morley, dal basket, dal pallavolo, di preparazione atletica adatta al portatore. Entonces, tuve que estudiar una forma, también viendo otros deportes, como vamos a ver en el video después, de crear esas capacidades en los jugadores y tanto en los cortadores como en los manejadores. Qui vedete, la preparazione erano 3, era suicidio 5 più 10 più 15 più 10 più 5, 10 secondi di marcatura subito, attiva, quindi recupero attivo, e ancora suicidio, vedi pure. Non l'hai fatta facile. Aquí este metodo si chiama suicidio, donde vas escalando primero de 5, después 10 e por último 15 metros. De correr. Primero con marca para poder entrenar entonces también la forma física del atleta con marca. Quindi erano tre ripetizioni di suicidio con due marcature attive in mezzo. Eran tres repeticiones de suicidio con dos repeticiones que se hacían también con con la marca, siendo marcados. E questa era una serie. Y esta nada más era una serie. Per sei. Repetida por seis veces. Quindi, adesso faccio una domanda. Quanti metri aveva percorso lui di scatto? Voy a hacer una pregunta entonces. ¿Cuántos metros había recorrido de cortes en total? È una domanda. C'è qualcuno pregunta. Che lo sa? Hay alguien que se lo sabe? Ahí abajo está la imagen, por si se quieren guiar mejor y no se recuerdan todos los datos. C'è qualcuno che lo sa? Allora, dice Felipe che 45 metros. Quanto? 45, 45. Sí, per 3. Repetido, sí, es 45 repetido por 3 veces. Per 6. Y después repetirlo por 6 veces. O sea, 45 por 3 por 6. Quindi più o meno una cosa come un chilometro di scatti. Quali con 270? Sì, sì. 810. Hai un'altra risposta? Più o meno, dai. 900 metri di scatti. Quasi 900 metri di cortes. Totali. In totale. Quando erano al top del carico della fatica, il carico più alto prima di cominciare a scaricare. Stavano al top della fatica, quando già stavano empezando a scaricare tutta l'energia. Quindi più o meno alla settimana numero 6 o 7.
eso delle 12. Ya, eso ya se hacía en la semana 6-7 del entrenamiento. Su 12 settimane. Che erano de las 12 semanas que había de preparación. Ma nella stessa seduta, dopo loro si cambiavano e avevano invece da fare l'altra. Después, en el mismo entrenamiento, cambiaban de categoría y también tenían que hacer la de los cortadores. E quindi erano altri 1000 metri di scatti. Y eran otros 1000 metros de cortes. A coppie, quindi anche por prima pareja. Era coppie. Por parejas, porque recordamos que era ofensa y defensa, los dos se seguían. Bravo, perché c'era una, praticamente una specie di rabbit, che ti, di, come posso chiamarlo, io, un compagno di corsa per far fatica, per essere più... Prima uno attaccava, poi l'altro difendeva. Tipo su 6 serie, uno attaccava e uno difendeva, uno attaccava e uno difendeva, uno attaccava e uno difendeva. Della 6 serie, una te toccava offendere, o hacer offensa, e la seconda te toccava hacer defensa, e così ripetito per 3 volte. E quando facevano 10 secondi di recupero attivo marcando, dovevano provare a far andare fuori equilibrio a specchio il difensore. E era un juego también de que uno debía moverse como espejo de la otra persona, de la misma forma. Era como una mímica, donde si un jugador lograba que el otro no pudiera seguirlo en los cortes, entonces estaba ganando. Había que seguir la corriente del otro. E quindi qui vedete invece quello che era il triple cut, che per un cutter, che erano 3 scatti, 10 più 15 più 10, 10 secondi di difesa attiva, e poi ancora 10 più 15 più 10, marcatura attiva, e poi 10 più 15 più 10, fine. Aquí podemos ver ese entrenamiento para los cortadores, donde van haciendo cortes de 10, 15, 10 metros, y después tienen 10 segundos para recuperarse, utilizando esta recuperación para hacer estos movimientos que vemos, que se mueven de por lado, y después va a poder repetir el ejercicio repitiendo los 10, 15, 10 metros de corte. Questo video che vedete l'abbiamo girato nel periodo Covid. Ovviamente il giocatore Luca Tognetti, uno dei più forti in Europa, che ha marcato Justin Ford, ha fatto toccare 5 frisbee in una partita. Este video ha sido realizzato nel periodo del Covid. Sì, perché... Durante il Covid. Sì. Este jugador es uno de los mejores en Italia, que hasta en los partidos del Mundial le ha hecho la vida imposible a otros jugadores que tenían buen nivel. No, ha marcato Justin Ford, uno dei più forti al mondo, gli ha fatto toccare 7 frisbee in una partita alla finale di Champions League l'anno scorso. Era la defensa di Justin Ford e le hizo toccare in totale 7 discos in tutto il partito. Luca Tognetti, 22 anni, Justin Ford, 33 anni. Luca Tognetti, 22 anni, Justin Ford, 30 e pico di anni. Luca Tognetti gioca a frisbee da 12 anni, Justin Ford gioca a frisbee da 20 anni. Luca Tognetti juega frisbee desde hace 12 años y el otro jugador desde mucho más tiempo, más de 20 años. Se Luca Tognetti andasse a giocare negli Stati Uniti, lo prenderebbero subito a giocare in una squadra top. Si Luca se fuera a Estados Unidos, no tendría dificultades a ser reclutado por un equipo top. Anche perché lui ha una caratteristica, oltre che avere un buon fisico, che lui può giocare tutte le posizioni del campo. Él tiene una característica, además de tener buenas condiciones físicas, y es que él puede jugar en todos los roles dentro de la cancha. Quindi voi capite che l'altra cosa importante che non parliamo oggi è che, vabbè, oggi non è l'argomento, il sistema di gioco dell'Italia era giocare stack 1-6, così tutti potevano giocare più o meno tutte le posizioni del campo. Ripeti questa cosa del stack 1-6, perché qua non lo conoscono più che altro. Vabbè. L'Italia aveva scelto anche un sistema di cui non parliamo oggi, tattico di gioco stack 1-6. L'Italia aveva adattato su metodo di offensa con stack di un manejador e 6 cortadores per ese mundial. E quindi tu potevi avere anche un portatore che
partiva dietro, lanciava e poi andava lungo, non lo prendeva, andava in stack, poi tornava lungo, tornava a fare il portatore. Entonces todos los jugadores que están de la cancha eran multiusos, digamos, que cada uno podía bajar de manejo y o reemplazarlo. Y eso fue fundamental. Quindi più difficile da marcare. Y era más difícil como para la marca, para la defensa. Allora, poi per chiudere il discorso, però c'era il problema che mancava ancora un esercizio, perché quando tu marchi una persona che vuol premere un reset, tu devi evitare che il lanciatore abbia un contatto visivo con il ricevitore. Había otra cosa que había considerar y era la defensa, porque había que ver cuando el disco caía y había un reset, la forma en que la defensa actuaba. E quindi dopo 1800 metri, cioè al massimo del carico, quando avevano fatto 1800 metri di scatti, c'era un ultimo esercizio. Después de haber hecho 1800 metros de cortes, había que hacer el último ejercicio. Che era la famosa T della pallavolo. Che era la famosa T del voleibol. Ovviamente a coppie, adesso qua uno di qua, uno di là, non si vedrebbe che va solo. Ci sarebbe stata un'altra persona dall'altra parte. Deveria essere in pareja, però come stava in fase Covid, non si poteva fare. E poi dopo 10 secondi di pausa. Después de ese corte, 10 secondi di pausa. Senza marcare. Sin tener defensa. E poi di nuovo 5 più. E questo esercizio è molto importante per la copertura del reset, perché ha due cambi di direzione e due cambi di fronte. Este ejercicio es muy importante porque tiene dos cambios de frente y dos cambios laterales. En fase de reset es muy importante. È così. No, rido, digli che rido perché mi ricordo ancora che stavano morendo tutti. Dice che si sta riendo perché todavía non si olvida della cara de los compañeros che si stanno muriendo todos después de estos entrenamientos. Però questo era il martedì. Lunes. Questo era nada más el lunes. Il martedì si faceva solo roba resistenza giocata, adesso ne parlerò. El martes se hacía nada más resistencia en las jugadas. E giovedì sprint dritti al massimo e salti. Y el jueves sprint, correr con todo, de forma recta y saltar. E pliometria piccola si chiama, piccola pliometria, la conoscono anche loro. Pequeña pliometria, no sé si ese término existe en español. Come a calcio. Pliometria, sì. Pliometria. Vabbè, allora, qual era il discorso però? Che adesso manca la parte tecnica e la parte tattica. Perché io vi ho spiegato la parte fisica che è legata a questa cosa che vi ho spiegato. Quindi, le expliqué la parte fisica che sta ligato al concetto di fatica e la preparazione che había hecho por partido e por jugador para que duraran todo el punto, pero tenemos que ahora que ver la parte técnica y la táctica. Ovviamente non ho tempo, non faremo oggi la spiegazione di tanti esercizi che abbiamo fatto, vi ho fatto un recap degli esercizi di tecnica. Traté de hacer un resumen para no extenderme demasiado de los ejercicios de técnica. Quindi, prima di tutto, la mia teoria era che se tu dovevi diventare un attaccante forte, tutti gli esercizi in cui tu volevi prendere un frisbee ti facevo sempre marcare da due persone. Para fortalecer tu manera de pensar como ofensa, siempre te quería poner en desventaja. Y para eso, siempre te hacía marcar por dos personas. Quindi, non so, tu hai un lanciatore e uno contro uno, ma metti invece uno contro due in un quadrato per smarcarti. Había, por ejemplo, ejercicios de uno contra uno, pero mejor aún podían ser los ejercicios de uno contra dos.
dentro di un'area limitata del juego. E, oppure potevi anche giocare una partita 3 contro 6 a tutto campo. O también había partido que se podía jugar 3 contra 6 en una cancha completa, la grande. Obviamente, cuando cadeva el frisbee, yo ne buttavo dentro un altro, siempre gli attaccanti attaccavano sempre loro. Sí, se caía el frisbee o salía de la cancha, la ofensa era la que siempre seguía jugando. No había cambio, no había turnover. Per un minuto e 20. Por un minuto y 20. E se facevi meta, ti dava un altro frisbee e dovevi attaccare dall'altra parte. Y si hacía gol, si hacía el punto, le dava il frisbee e a seguir corriendo hasta que terminara el minuto con 20. Bravo, bravo Claudio. Poi l'altra cosa che facevamo era magari fare uno sforzo fisico prima e poi un esercizio, e tutti gli esercizi erano marcati, anche uno, cioè quelli normali, tutto era marcato, la tecnica. Habían dos fases, la primera que era la física y la segunda era con ejercicio. Quindi magari tu fai un suicidio e poi ti faccio fare una fila marcata. Primero te hacía un suicidio, el ejercicio de corte de antes, de que aumentaba gradualmente los cortes, y después un juego donde estás marcado. E la cosa più importante, che sono gli ultimi punti, erano le statistiche, perché le statistiche di Italian Analytics erano segrete. Ma le statistiche degli errori individuali erano pubbliche. Entonces, otro factor importante fueron las estadísticas, que una parte eran privadas y la otra eran públicas. Las públicas son lo... Ripeti cuáles son las... Excusa, puoi ripetere quali sono quelle cioè, che... il tempo di gioco, di fatica, gli errori nella partita non erano molto importanti, però magari... Il tempo della jugada e los errores non erano tan importanti, por eso se decían. Però era in certe fasi degli allenamenti. Uh-huh. Quelle invece che dicevi in privato, scusa? E in privato invece tu dicevi al giocatore, guarda José, oggi male, hai fatto 7 errori in una partita. Y en privado le decía a cada jugador su estadística. Y que mira José, hoy no jugaste muy bien. Tus estadísticas fueron fatales. Oppure yo dicevo, guarda Bianchi, Blancos, que no va bien, porque di squadra avete fatto una partita 10 errores. Son troppi. O mira Bianchi, en el partido hicieron demasiados errores de equipo. Eso tampoco está bien. Oppure dicevo, guardate, anche se state perdendo, molto bravi, perché ogni meta loro ci mettono un minuto e mezzo, un minuto e 10 a fare meta, state difendendo bene. O también los felicito, porque a pesar de que estaban perdiendo o que perdieron el partido, hicieron que la defensa durara un minuto y medio o hasta más, y eso es lo que hay que tratar de desarrollar en este momento. E infine, nella parte di riscaldamento, ma anche la parte di agility e quickness, lavoravamo con le scalette, e questo anche ai mondiali, prima delle partite, anche negli esercizi di tecnica. Una delle cose importanti también es trabajar gradualmente. Y ejercicios como estos, con escaleras, eran muy importantes para la preparación física de los atletas. E quindi diventava per loro una routine normale fare esercizi di agilità con comandi vocali e direzionali. Y este ejercicio de agilidad para ellos se volvía una rutina que se podía ayudar con mandos vocales que le dijeran de qué lado tenían que hacer el corte. E quindi, tipo qui adesso si vedono 3 serie, praticamente il primo è molto facile, perché il giocatore fa la scaletta, però abbiamo fatto coi coni che si vede meglio, e poi guardare a destra. Este primer ejercicio es muy fácil, que se puede hacer con escalera y después se hace un corte hacia un lado. E qua vedi già il secondo, dove lui cambia l'andatura e deve rispondere alla mia voce, che gli dice da che parte andare. Mientras en este segundo estamos viendo que es más rápido con la agilidad, y también cuando llega al primer cono, ahí le da la indicación de cuál cono tiene que ir.
E infine, qui è l'ultima tipologia, poi ci sono tanti esercizi, dove l'ultimo che vedete adesso è tipo lui sente la mia voce, gli dico più comandi, che sono i colori. E la otra tipología es que se le da más de un comando. Se le dice más de una vez hacia qué colores tiene que ir. Quindi, se voi capite, anche se sicuramente molte di queste persone presenti oggi hanno fatto cose simili, che tu stai allenando un giocatore a essere recettivo al massimo. Lo que importa en este momento, aunque ustedes ya hayan hecho ejercicios que se parecen, es entrenar la receptividad de los jugadores. Y quindi es una continua fatiga psíquica. Y es una continua fatiga psíquica, psicológica. Perché se io tutti gli esercizi che noi facciamo di routine sono tutti così, tu diventi intelligente per forza. Perché aiuta a promuovere la intelligenza in la cancia. E poi puoi fare anche adesso delle gare a coppia, a squadre, due contro due, tocca i coni, ci sono tante opzioni. Hay varie opzioni, entre esas se pueden hacer en parejas, que pueden tocar los colores y de ahí se reta entre las dos personas, a quien llega primero. E ora c'era gli ultimi esempi di parte tattica. Quindi, cosa abbiamo fatto di tattica, al di là degli schemi di gioco? Vamos a ver ahora la parte tattica. ¿Cuál fue entonces nuestro enfoque en los partidos y en los juegos? Allora, intanto, le teorie di molti esercizi di cui non parlo oggi erano le pochi giocatori in campo grande o molti giocatori in campo piccolo. Una de las cosas fundamentales fue pocos jugadores en las canchas grandes o muchos jugadores en canchas pequeñas. E per esempio fare un bel torneo, un giorno io arrivavo al campo, tipo martedì, ok, ciao ragazzi, oggi si fa un bel torneo di 2 contro 2, continuous play. Io llegavo all'entrenamiento todo contento y le decía a los muchachos: hoy vamos a hacer un partido 2 contro 2. Oppure oggi andiamo a giocare un 9 contro 9 in un quadrato di 10 metri per 10. O llegaba y decía: vamos a hacer 9 contro 9, pero la cancha pequeña. E poi facciamo 9 contro 9 in un quadrato di 10 per 10 con 2 frisbee. Después hacemos un 9 contro 9 in una cancha. Che grandezza? 10x10, però ogni squadra, cioè vince chi fa più passaggi di fila, ma hai 2 frisbee da gestire. In una cancha di 10 metri, 10x10, e gana l'equipo che logra dar más passes. 2 frisbee. Con 2 frisbee. Oppure davamo degli esercizi che hanno una totale concezione solo sul possesso, quindi non c'era il fuori e vinceva chi teneva il disco più a lungo in mano, anche 2 minuti. Y habían partidos donde no existían los límites, o sea, nunca el disco salía de la cancha. Y tratábamos de llegar a hacer un partido que sobresaliera donde no había límites y de todas formas había que hacer puntos. E infine, e infine, come ho detto all'inizio, la parte di endurance, cioè invece che fare i giri di corsa, giocavamo solo delle partite continuous play, mini ultimate. Hacíamos partidos de mini ultimate donde no había pausas y era una forma de calentar también. Era todo seguido. Era l'endurance, cioè la resistenza che di solito si fa sulla pista atletica. Se hacía endurance, que es una forma de entrenar la resistencia. È un termine che si utilizza in atletica. E infine l'ultima modalità tipo di alcune partite era che chi attaccava aveva invece che il possesso poco tempo per segnare, tipo 30 secondi dal pull. Otro ejercicio es que en los partidos solamente se tenían 30 segundos para anotar desde que se hacía el pull. Sino turnover, después que pasaban los 30 segundos. E l'altra squadra 30 secondi. E l'altro equipo también después iba a tener 30 secondi per anotare. Conclusione. Se conosci il modello di performance, puoi
calibrare il lavoro con i giocatori. Conclusione, si conoces el modelo de performance del Ultimate Frisbee, puedes utilizarlo para mejorar tus jugadores. Punto 2. Quando pianifichi la periodizzazione per i tornei importanti, magari abbini la palestra, il potenziamento alla parte in campo, che sia tecnica, tattica e fisica. Quando stai pianificando ir para un mundial o un torneo de alto nivel, tiene que ver la parte fisica, tecnica e tattica. E l'ultima cosa, che è la più difficile di tutti, è che bisogna essere cattivi. Y la otra cosa es que ser malos. ¿Pero en qué senso cattivi? Que el entrenador a volte si fa odiare dai giocatori, pero chi se ne frega. Malos en el sentido que, a pesar que los jugadores te odien como entrenador, lo hace por su bien. Por más pesado que sea, o por más difícil que pueda resultar. Porque poi dopo vince le medaglie e dopo son tutti felici. Porque después gana competencia, gana medallas y todo el mundo está contento después. Exacto. Esta era la presentación. Si hay alguna pregunta. Sí, espera que vado, meto la telecámara un attimo. Dai, bravo Claudio. Sí, muy bien Claudio, muchas gracias. Ahí tenemos un par de preguntas, Claudio, por si se las quieres traducir a David. Tenemos una de Jauría, de Argentina. A ver. ¿Ci son delle domande? Sí, ci sono. Molte. Tutto il piano di lavoro è basato sulla attitudine fisica. In quale momento e come lavoraron l'attitudine tecnica? La tecnica, il salto, la corsa, il cambio di direzione. In quali momenti, in senso in quali allenamenti o in quali periodi dell'anno? Non capisco bene. Jauría, pregunta da parte di Morri. In che momento, se è in lo entrenamiento o in che parte dell'anno? O che parte dell'anno? Periodo dell'anno. Allora, facciamo che non parliamo dei mondiali, parliamo di in generale. Hablemos in generale, non solamente dei mondiali. Noi facciamo molta resistenza e mini ultimate con magari pochi giocatori e campo grande in bassa stagione. Nosotros hacemos torneos de resistencias y torneos grandes y dependiendo de la temporada. Quando invece si va vicino agli impegni importanti, magari fare dei tornei di 3 contro 3 dei 3 contro 3 con un campo piccolo, tipo da 20 per 10. Quando si acerca il torneo più importante, había que ser torneos de 3 contro 3 in cancha de 20 por 10. Sì, comunque tutto quello che ho spiegato, perché visto che me l'hanno chiesto, puoi dirgli che va bene per le donne, anche le nostre donne, le Shout, campionesse d'Europa, fanno uguale. La Shout, che sono la campeona d'Europa, también femminile. Hace lo mismo, è l'equipo femminile d'Italia, di Bologna. E però ovviamente fa delle distanze più brevi, è un po' diverso il modello di performance delle donne. Tiene un modello di performance differente e hace certe distanze che sono también más cortas. Poi ho visto un'altra domanda che mi chiedono come fai durante l'anno. La risposta è che devi capire bene quando vuoi essere in forma e quando no. Debes entender también quando tu mismo quieres estar en forma, tener condiciones y cuando no. Quindi quello è un po' il problema, perché se tu hai dei tornei stupidi, tornei for fun, non li fai più. Se tu tienes torneo che sono por divertimento, che non sono importanti, entonces non è tan importante tampoco per ti prepararti. L'altro problema è che c'è anche il rischio che si facciano male. Per esempio, noi abbiamo vietato. También está el riesgo de que se pueden lesionar. El otro problema es que tú rischi. È stato messo el divieto alle giocatrici, femmine o maschi, prima di mondiali o di Champions League, di fare qualsiasi torneo che non fosse quelli decisi dalla società, dal club o dalla nazionale.
una de las decisiones que se han tomado para los atletas nacionales que van antes de un torneo es que les está prohibido para ellos hacer cualquier torneo o actividad deportiva que no sea necesaria. Leggo delle domande. Intanto finisco la domanda di Luis, che dice come accumulo l'acido lattico. Loro si abituano a fare quella fatica. Dopo fai il picco e poi torni giù. Spiegali. Per lo dell'acido lattico, Davide dice che ellos se acostumbran a hacer esas jugadas y después regresan abajo, no sé cómo decir, tornano giù, in che senso? Cioè, tu arrivi al picco massimo 6 serie e poi torni giù a 4, a 2, a 1 quando sei después cittadino. Baja la intensidad, en ese sentido decía que después regresa abajo. Llegas al punto máximo y después trata de bajar la intensidad para no tener problemas de ácido láctico. Io non ho capito la domanda di Karin, chiede la raccomandazione per fare una squadra nazionale. Che raccomandazione ci daresti per la formazione di una selezione? Che sia un progetto con stabile e che si facciano... che sia una selezione che si faccia a lungo termine oppure che si fa ad ogni evento. Ogni evento che c'è si fa una selezione differente. Purtroppo questo è un grande problema di tutti e io posso dire che non, a meno che tu non sia in un sistema molto organizzato, è molto difficile fare proiezioni sul lungo raggio a meno che tu non abbia tanti giocatori. È una domanda che attormenta a molte selezioni perché il problema principale di fare un equipo a largo plazo è che deve tener molti giocatori che estén disponibili per giocare. E che conoscono lo stesso sistema, per cui se un bambino quando ha 17 anni gioca un sistema e fa dei sacrifici ed è organizzato, tu lo selezioni anche quando ne ha 26, 25, se sei fortunato che continua a giocare. Lo che passa è che molti giocatori che sono giovani, che a lo mejor empieza con il deporte, sono molto buoni, però il stile dell'ultimate cambia, non è il mismo e quizás già non è tan forte come antes. O la altra cosa che hai che vedere, si in 10 anni todavía sigue jugando frisbee, sino es que se ha cansado y que ya no juega. Aspetta un secondo che per non mi si carica il cellulare, aspetta che ho una cosa dentro. Problema tecnico che se le sta descargando il cellulare. Mientras tanto podemos aprovechar este espacio por si quieren hacer más preguntas. Scusate, che faccio un cambio. Ho messo il fast charge perché sta morendo. E ok, no, ho visto che Anna mi ha fatto una domanda. Sì, pensi che possiamo lavorare con questo programma anche le donne? No, mi ha chiesto cosa ci è mancato per vincere i mondiali. Ah, che è quello che le faltò per ganare un mondiale? La risposta è che ci mancavano 5 minuti nelle gambe. La risposta è che le faltarono 5 minuti nelle piernas. Non aguantavano. Perché? E l'altro motivo è primo tempo 6 o 7 pull dentro su 8. Primer tempo 7 pull de 8. Quedaron dentro della cancia. Secondo tempo 2 dentro su 6 o su 5. En el segundo tiempo 2 adentro de los 5 o 6 che se lanzaron. E infine 2 idioti, ma in senso buono, dovevano fare la zona, hanno sbagliato a quello che gli ho chiesto e quindi gli americani ci hanno fatto metà in 2 metri in 30 secondi, in 40 secondi. I 2 idiotas non entendieron bien la zona y provocaron muchos errores. Noto che hai un po' di risentimento adesso. Un errore piccolo, però stupido, perché eravamo... A me serviva che loro facessero una zona perché tenesse in campo gli americani molto tempo. E invece no, hanno sbagliato, hanno fatto una zona che siamo fatti bucare subito.
Ok, hicieron una zona donde prácticamente ellos querían que demorara mucho para romper y en lugar de eso rompieron después de 2 segundos y eso afectó bastante. E poi la fortuna, perché il nostro giocatore non ha preso il disco del 14 pari ai 15 per un metro. Y la otra cosa que afectó bastante es la suerte, porque a veces había jugadas donde por un metro es que no llegaban a tocar el disco. Se no era 14 pari ai 15 e lì gli americani se la facevano addosso la cacca. Y en vez de ser 14-15, quedaba en 14 igual y ahí sí iba a estar más difícil para ellos. Ecco. Wasley mi sa che mi ha chiesto cosa ne penso del frisbee sudamericano. Che cosa ne pensi del modello latino dove giocano 7 giocatori titolari durante tutto il durante tutta la partita? Non lo so, dipende. Dipende. Non vincerai mai. Infatti la Colombia non ci arriva mai nei primi 4 al mondo. Depende, pero podemos ver que Colombia nunca llegaba entre los primeros 4 en el Mundial. Ma neanche l'Italia, cioè, nessuno. Italia. Ma perché il problema è che quello che dico io, che è anche la cosa bella del frisbee, è che la squadra deve lavorare per i più forti. Una cosa che dice Davide, e che non solamente él, è che el equipo tiene que trabajar para los más fuertes. Tu devi anche avere, se sei un allenatore, il coraggio di dire al più forte, tu questa partita che è medio difficile, non giochi. El entrenador tiene que decirle a los jugadores que a pesar de tener esa calidad, tú no puedes. E giochi magari, e quindi tu vai dal giocatore e dici, quello medio bravo, quello medio che è un buon giocatore, guarda, questa pronto, devi saperlo prima, pronto che la prossima partita giochi molti punti. E quella invece magari in finale con gli Stati Uniti se ne giocherai 1, 2 o 3 al massimo. Y tiene que saber qué decirle entonces en algunos partidos al jugador que son intermedio, medio alto, que sí, en este partido vas a jugar 6 puntos, pero los partidos más importantes tú vas a ganar 2 y vuelve la chance a los que son aún mejor que tú. E tanto un riscaldamento in un mondiale o una partita importante dura 1 ora, per cui ti scaldi lo stesso. E sapete quanto tempo gioca attivo un giocatore in una partita? Sai quanto tempo demora attivo in un partito? Ma 1 ora di riscaldamento però devi fare lo stesso prima. Tiene che hacer 1 ora di calentamento antes, a pesar de eso. E il giocatore che gioca 19 minuti, dice 15-17 minuti, è quello che ha giocato di più di tutti a frisbee, tempo attivo. El jugador que juega de 15 a 17 minutos attivo en la cancha es el jugador que ha jugado más. Un giocatore medio magari gioca 6 punti, magari gioca 3-5 minuti in una partita attivo. Un jugador medio, de nivel medio, te juega de 3 a 5 minutos en la cancha en 6 puntos. E uno che invece ne gioca 1, 2, magari gioca 40 secondi in una partita. Y la persona que juega 1 o 2 veces dentro de la cancha juega 40 segundos. Yo he vinto el campeonato europeo, pero he jugado 4 minutos y 30, 5 mete. Él ha ganado el campeonato europeo, pero ha jugado 4 minutos con 30. Porque sono vecchio. Porque ya está viejo. Ma i cambi li chiamavo io. Pero él mandaba los cambios. Beh, scherzavo, era per dire che purtroppo la verità è che il frisbee di livello medio è più divertente perché si corre di più, si gioca molto di più. Quello di livello alto è noioso, è la verità. La verità è che il livello medio è più divertito perché se juega más y te diviertes más. Ya a nivel alto ya no te diviertes, ecco. Mi spiace. Comunque, per esempio, però, dico una cosa positiva sul sudamericano, anche le donne femminili, perché sono molto, vedo che sono delle ragazze, e voglio dire qualcosa sulle donne. Per esempio, il modello di prestazione delle donne va studiato ed è diverso. Vi dico due cose. Dice Davide che una cosa che hai che fijarsi, perché qui también hay muchas mujeres, è che el ultimate femminino è differente. E per esempio, un punto femminile
anche da allenare più divertente ed è più lungo, perché magari la loro capacità tecnica è superiore a un uomo, cioè sono molto più precise, ma c'è un rischio di errore maggiore, quindi tu dovresti allenare una donna per più minuti. Quindi magari il modello sudamericano di far giocare sempre molto le stesse non è sbagliatissimo. Y lo que hay que ver con las mujeres es que es súper bueno entrenarlas, es más divertido también para jugar, pero ellas tienen más técnica, al mismo tiempo tienen mayor capacidad, mayor riesgo y más errores. Pero de todas formas, ese estilo que tenemos nosotros en América Latina es a veces ayuda a las mujeres a crecer. E quando giochi mixed, invece, per esempio, la cosa molto interessante è la prospettiva tattica della zona e della difesa di squadra, che è molto interessante, e anche dell'attacco di squadra. Quando juega mixed, lo che hay que ver, soprattutto in esos partidos, son la defensa de ese equipo, soprattutto la zona, dice. Pero también la zona, porque la mejor manera es la defensa. E per concludere il discorso sulle donne, cioè il concetto è che la forza mentale della donna è molto organizzata e magari fa più fatica ad improvvisare, e devi lavorare sull'improvvisazione per le donne, mentre l'uomo è il contrario. Una delle caratteristiche delle mujeres è che ellas sono molto tecniche e per ellas è difficile improvvisare. Por eso hay que entrenar de manera tal que ellas puedan improvisar dentro de la cancha y salir de su esquema, de su zona de confort. Y maschio opuesto. Los hombres todo lo contrario. Son buenos improvisando, pero no tienen tanta técnica. En el cervello. Y en el cerebro. Va bene. Ci sono altre domande? Se no, cioè, credo di aver detto un po' tutto, non so. Hai altra pregunta? Va bene. Allora io vi ringrazio tutti. Bueno, io lo agradezco a todos. No, va magari bene. Dai, dimmi. Devo anche ringraziare il professor Rocco Di Michele, che è il mio prof di università, con cui facciamo uno studio, che è l'allenatore delle donne, tra parentesi, lui. È un professore universitario che studia modello di prestazione femminile. Rocco Di Michele? Sì, ringraziato perché lui è il professore con me, ha fatto la tesi, che ha studiato i modelli di prestazione femminile, sta studiando molto il femminile lui. Però di Ultimate? Sì, lui è un professore che lavorava per le squadre di Liverpool, squadre di Serie A, analisi dati, ha deciso di cambiare, diventare cioè di fare il proprio universitario e andare sul frisbee femminile, e ha fatto molti studi. Davide dice che tiene che agradecerle bastante también a su professore universitario e collega che lo ha aiutato con questa presentazione, e ora mismo se incarica della preparazione delle mujeres nel Ultimate Frisbee. E decía che él, antes del frisbee, él studiava in los equipos de Liverpool. Soccer, di football. E lui ha studiato praticamente il metodo che noi usiamo ora, moderno, dal 2015 in poi, anche le donne. Lui l'allena anche adesso, che sono campionesse d'Europa da 2 anni, perché ha studiato basta correre a lungo, mini ultimate, basta fare i 200 metri, facciamo i 100 metri o RSA, capito? E ha sido capace di cambiare il metodo italiano e revolucionarlo. Ya no se usa el correr largo, sino mini partidos en mini canchas y otras técnicas que han llevado también como resultado a que Italia ya está a un nivel mucho más alto con las mujeres, tanto que han ganado por 2 años seguidos el europeo. Ya son campeones. Ed è molto importante, un'ultima cosa, la disciplina anche con i giovani, junior, under 24, maschi, femmine, abituare a giocare mixed. Es muy importante acostumbrar a los chicos under 24 o junior a jugar torneo mixed. Porque deben imparare y poi dividerli cuando el momento dividi uomini open women y poi magari unisci, porque deben imparare a gestire il disco di maniera diversa.
tienen que aprender la disciplina, sobre todo cuando los dividen o cuando los unen, porque tienen que aprender a jugar de manera diferente. E vediamo, perché le Olimpiadi 2028 sono mixed, quindi cosa si farà? Y entonces hay que ver, en el Mundial 2028 son mixed. Entonces, ¿qué van a hacer? Quindi Forza Panama che gioca misto, bravi, siete intelligenti, giocate a misto, fate bene. Entonces que viva Panamá porque juegan mixto y somos más inteligentes. Perché noi buttiamo via il tempo a giocare Open e Women, ma le Olimpiadi sono mixed. Porque nosotros gastamos el tiempo jugando Open y Women y al final las Olimpiadas son mixed. Sto scherzando, però è vero. Non è tanto scherzo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Dimmi. No, estoy queriendo qua si están cualquier altra domanda. No, basta. Perfecto. No, va bene. Grazie mille, mille grazie Davide per il tuo tempo, per tutto quello che ci hai detto. È stato un piacere sentire queste cose che voi avete fatto lì in Italia e si vede che voi avete ottenuto i risultati che voi volete, non quelli che voi volete, ma quelli che per quelli che voi avete lavorato, magari. Sì? Sì. Va bene. Io vi ringrazio tutti. Sì. Vado a mangiare la pizza. E tenete duro che dai, due settimane va meglio, va. Dice che va a comer la pizza e che se le aggressa tutto per l'attenzione. Digli che adesso gli italiani sorridono, ma due settimane fa. Sì, aguantiamo la situazione perché ahorita, perché lui non entiende. In Italia, hace due settimane, tampoco se stava riendo molto perché stavano también in quarantena, già salieron. Quindi, dai, tieni duro, sì, manca sì, poco. Salta poco. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes de la jornada de hoy. Creo que ha sido muy productiva, nos ha traído muchas herramientas para todos en la región. Y los esperamos para el lunes a las 8 de la noche para nuestra última charla desde Estados Unidos, Risa Umeno, para hablarnos un poco de todo lo que es el fortalecimiento mental. Así que buenas tardes a todos y nos vemos. Chao, David.